3, 2, 1, contatto. Buonasera a tutti e benvenuti al Magic Flute Show. Questo evento verrà trasmesso in differita sul canale 154 del digitale terrestre da Sharing TV e c'è anche la diretta streaming su Twitch, a cura di Bionic Lambax, e la diretta streaming su Facebook a cura del nostro Alfredo. Grazie a tutti ancora di essere qui. Questa sera è un evento che mi è particolarmente caro. Adesso introdurrò l'ospite, il relatore, signore e signore Matteo Sgherri, aka The Pixels Tips. Vieni pure, Matteo. Ciao, buonasera a Benvenuto al tutti. Magic Flute. Ciao. Ciao carissimo, ciao carissimo. Hai Grazie visto, per alla fine l'invito. ci sei venuto anche tu su questo stage. Prima ero lì in mezzo, da qualche parte. Esatto. Ma prima o poi vedrai che in mezzo a questo pubblico ci sono sempre personaggi interessanti. Allora, accomodiamoci un attimo. Ops, sento Introduciamo soltanto. anche la nostra assistente di studio, Bruna Atena Picchi, se vuoi raggiungerci anche tu. Lei terrà d'occhio. Buonasera. Buonasera Bruna, grazie. Lei Ciao. sarà il nostro anello di congiunzione con il pubblico su Twitch, se ci sarà qualcuno che da lì farà qualche domanda, anche su Facebook. Lei, come rappresentante del pubblico web, praticamente farà qualche domanda. Allora, io ne faccio una, io mi riservo sempre questo privilegio di fare la prima domanda all'ospite. Poi ci teniamo tantissimo qui al Magic Flute Show ad avere un pubblico estremamente interattivo. Prima domanda è obbligata. È obbligata. Perché The Pixels con la S Chips? Come mai Ok, questo nome? perché potevo essere solamente Matteo, no, è una mia emanazione di una serie di nickname su cui sono andato, però questo è molto particolare perché in realtà la versione estesa, cioè una versione estesa, quindi già è complicato così pronunciarlo. Figuriamoci la versione Esatto. estesa com'è. La versione estesa è The Bubbling World of Pixels and Chips, cioè il mondo spumeggiante, saponeggiante di pixel e patatine. Però in realtà patatine non è neanche patatine, è schegge, perché sarebbero le schegge di quando si lavorano gli oggetti. E Ho quindi capito. ha tutta questa connotazione un po', come dire, altolocata, ma in realtà dietro c'è un po' di cultura pop dietro per renderlo un pochettino più, diciamo così, più alla portata. È un Ho pochettino capito. particolare come cosa. Allora, Matteo, io ti chiedo di accomodarti lì nella postazione dove c'è il leggio, intanto che vai lì, io voglio solo fare questa piccolissima premessa. Matteo, io l'ho conosciuto qui in Altspace, nell'incontro che viene organizzato da Enrico ogni lunedì, che è veramente l'incontro della community, come ho conosciuto moltissimi di voi. Ho imparato ad apprezzarlo nei podcast dove lui è presente, lui è sempre quello che super esperto, lui sa sempre tutto di tutto, è una Esagerato. cosa impressionante. No, bisogna dire le cose come stanno. Diventa automaticamente l'esperto della situazione. Allora, questa sera io Cose che sarò io capitano. a movimentare le slide. Non sarebbe dovuto essere così, ma Altspace sta facendo degli aggiornamenti e c'è qualche problemino, ok? Comunque, mi vedrete muovermi, lui mi farà cenno e io gliele mando avanti. Ok, partiamo dalla prima, Superiamo la Matteo? faccia perché è abbastanza imbarazzante dopo un po'. Ok. Allora, la tematica che porto in realtà è più che altro per aprire un dialogo con tutti, quindi di per sé potete anche interrompere in qualche maniera anche durante le stesse slide, perché metterò qualche parola o immagine per poterci parlare sopra. L'idea che porto è la 3D addiction, cioè io, mettiamo così, ho abbracciato il mondo del 3D non solamente
come hobby in questo caso, cioè il fatto di essere in questo momento qua, il fatto di entrare in realtà virtuale alla sera tardi, giusto un pochettino così, sia per poter conoscere nuove persone, ma anche per poter fare dell'altro. E questo altro in realtà io lo abbraccio anche per lavoro, per passione o perché ne faccio un tutto tondo. Però stasera vediamo un pochettino tutte le varie tematiche che porta con sé, difatti, quindi vi porterò dal reale al virtuale, andata e ritorno. Ma lì è anche colpa del fatto che sono stato pendolare, quindi mi gioca sempre questo piccolo pezzo, andata e ritorno. Andiamo avanti. Ok. Ok, quindi come stavo accennando, l'ho abbracciato un pochettino in tutte le direzioni, quindi di giorno già ci lavoro un pochettino con il 3D, di notte faccio dell'altro 3D, però nel caso specifico parlo di quello che è 3D legato sia a un discorso di rappresentazione che anche di realizzazione. Quindi anche se stasera qua siamo in realtà virtuale, io mi occupo anche di produrre gli oggetti, quindi tutto quello che è realizzazione anche su stampa 3D. E sono un collezionista compulsivo, come dico anche nella slide, ormai ho una mensola che inizia a essere un po' troppo affollata dai Funko Pop, e sono qua grazie alla realtà virtuale, quindi in questo momento sono un owner di Oculus Quest 2 e ho anche un power bank perché non si sa mai che la batteria finisca prima. È una di quelle cose da tenere sempre a conto per questi eventi. Sì, discorso del 3D, dicevo prima che ho una piccola truppa di stampanti 3D. In questo momento sono nella cosiddetta cantinetta in cui ho le mie quattro stampanti che in questo momento sono spente, se no non ci sarebbe audio, l'assicuro. Ok, passiamo alla Ok. prossima. Ok. Questo è il punto cruciale, cioè co cosa diamine è, a parte il fatto di essere un nome così particolare, questo mondo spumeggiante di pixel e chips. È una serie di cose legate al 3D, sia in maniera rappresentativa, sia in maniera di oggetto, quindi si possono ottenere gli oggetti di The Pixel Chips, si possono ordinare, oppure si possono rendere custom. Ma l'altra parte è il fatto che voglio portare la conoscenza di quello che è il 3D in senso lato a tutte le persone, perché è un media che è diventato comune. Cioè il fatto che noi siamo qua stasera in questa sorta di rappresentazione ci permette di essere anche vicini, di avere una profondità, di riuscire ad avere anche un'empatia con ognuno di noi. Quella cosa che in questi giorni qua, per esempio, il fatto di fare una Zoom call tutti con la webcam spenta non ci potrà mai dare. Quindi non so quanti di voi abbiano questo problema, però io faccio praticamente 6 riunioni al giorno di media, tutte con lo schermo spento, tutte con la webcam spenta e potrebbero essere tutti in pigiama oppure comunque non darmi l'idea di avere un engagement con la mia persona, o comunque durante la riunione per avere magari delle intese o delle cose riguardo per poter andare avanti sui progetti. Quindi il 3D. Come presenza stasera, ma anche come oggetto da collezione o comunque come altra cosa, se ne parla nel podcast che porto avanti. Uno di quelli in cui sono owner del podcast, come Magic Flute stasera qua, ma io faccio l'ospite un po' itinerante. Quando si parla di tecnologie o qualcos'altro, vado sempre un pochettino a portare la mia esperienza all'interno, il fatto di averne vissute abbastanza, mettiamola così. Andiamo avanti. Poi c'è sempre questo effetto un po' al neon su questi disegni. Questi sono degli esempi per dire che probabilmente alcuni di questi li avete anche visti online, perché alcuni di questi prodotti li ho anche sia rilasciati come modello 3D solo da vedere, ma anche come modelli 3D liberamente scaricabili, per esempio quelli ispirati ai meme dei dinosauri o altre cose simili. Prossimo. Quindi, la 3D addiction, cioè è una cosa che può essere una domanda fine a se stessa. Infatti, vediamo la prossima che vi porto una citazione per dire, prossima slide, c'è la risposta. Cioè, non c'è la risposta in realtà.
Cioè, è un pochettino come quando è stato chiesto al grosso computer della guida galattica qual è la risposta alla vita, all'universo, tutto quanto. Non c'è, cioè, quella potrebbe essere una risposta alla 3D addiction, ma non si sa a quale domanda, per esempio. Però in questa serata cercheremo di trovare magari la quadra di cosa si può ottenere con il fatto di stare nel 3D o confrontarci con il 3D di volta in volta. Avanti. Quindi, un pochettino come fuga dallo specchio. È una semplice domanda, quindi, il fatto del 3D. È una domanda rispetto a qualcosa con cui ci si rapporta, qualcosa con cui ci si trova davanti. Il 3D è quello che viene rappresentato nei nostri occhi, che è una realtà continua. E può essere una fuga, può essere un discorso di rappresentare qualcos'altro. Nell'antichità il fatto di superare le illustrazioni rupestri è stato la rappresentazione di un oggetto fisico, poi. Andiamo avanti. Nella vita io il 3D l'ho trovato nelle cose più bizzarre da un certo punto di vista. In realtà, cavalcando quelli che sono gli anni 80 e 90, poi il 3D è arrivato un po' a tutti sotto la veste dei prodotti di cultura pop alla fine, cioè quello che sono da una parte i videogiochi, i film, tutto ciò che è il mondo dell'arcade ci ha portato del sano 3D da un certo punto di vista, poi è andato oltre con i videogiochi veri e propri sul computer e lì c'è veramente di tutto e di più. E vi porto anche come esempio una cosa che sono state piccoli esperimenti italiani, che mi piace sempre portare come cosa, legato a negli anni 90 su CD, quando c'era ancora la famosa Encarta, non so chi se la ricorda, l'enciclopedia quella su disco, sì. Quella cosa che andava comprata ogni anno, tipo l'enciclopedia Motta di Agostini. Esistevano quindi queste enciclopedie, quindi questi modi per fare divulgazione della cultura. E tra questi sono esistiti i Pompei e gli Uffizi in realtà virtuale. Non pensavo si potesse lasciarlo pure, tanto prenderà la sua posizione stesso. Automaticamente. Abbiamo questa fortuna fino a questi gli oggetti. Okay. No, ho cliccato per sbaglio per chiudere il pugno e è caduto per terra. Va bene. Dicevo, Pompei e gli Uffizi sono stati un'esperienza tutta italiana legata a dare a disponibilità a chi non può viaggiare di andare in un altro luogo. Diciamo che è stata un'esperienza molto particolare rispetto a quello che poi è diventato nell'andare avanti con gli anni il discorso di internet con agganciato il 3D. Andiamo avanti, che forse se non ricordo mai la slide, tra qualche slide si vede qual è la sua risposta. Del 3D, eccola qua, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. E quello lì è Second Life nel 2006, è preistoria quasi. Alzi la mano. Ed è il pugno che alzo. Io c'ero. Insomma, la Second Life, guardate che ci sono passati tanti, tanti creativi. Sì. E io mi ricordo, lì dentro c'era veramente il mondo intero, c'era di tutto, cioè... adesso ne stiamo parlando come se fosse una cosa nuova, ma 2006 non è poi, non, cioè, sembra vicino, ma in realtà è lontanissimo sull'era di internet. Esatto, ed è pazzesco, esatto. Perché lì la connessione faceva piangere rispetto a oggi. Cioè, per tenere una cosa del genere all'epoca era impossibile. Io mi ricordo che cliccavo e ci metteva un secolo e mezzo ad arrivare dall'altra parte della stanza. E oggi, se mi permetti, Matteo, questa piccola interruzione, vi posso garantire che questa sera solo in Italia c'erano decine di eventi in Second Life. Second Life è più viva che mai. La situazione pandemica ha fatto sì che chiunque avesse un account in Second Life ha rispolverato, ha recuperato la password e via. Sì, infatti, cioè, questa situazione qua permette a qualunque piattaforma, permette di condividere e fare network di esistere, ma se non ci fosse stato in quegli anni lì, ora non ci sarebbe come risultato, cioè questa è la cosa sconvolgente, cioè è sopravvissuto alla prova del tempo, a suo modo, ok? Ok, prossimo.
Questa qua è un pochettino una parola che mi insegue invece, cioè quello che ho detto finora è legato all'internet, al discorso degli oggetti, al discorso del fatto di entrare in network con altre persone, però dietro c'è questa brutta parola qua, cioè in realtà sono tre lettere, il CAD, cioè il CAD è tutto quello che ci fa vedere intorno rappresentato con qualcosa, quell'aiuto da computer nella progettazione, design. Ed è una cosa che fare più che altro col disegno tecnico, giusto, Matteo? Lì c'è questa sfumatura, perché mettiamo così, computer aid design è legato al progetto e non al disegno in senso disegno tecnico. Difatti quello sarebbe computer aid drawing. Però il fatto è che sono esistiti tutti e due gli acronimi, alla fine le persone hanno accorpato tutti e due i concetti. Però io lo penso più legato al discorso di progetto, perché non porti un disegno solo alla fine, porti tutto quello che è la complessità di quello che hai disegnato. Perché anche se fosse semplicemente uno sgabello con tre gambe, ogni singola gamba è una parte di un progetto. Non so se ho reso la faccenda, perché ha una sfumatura e durerebbe come dissertazione anche delle ore, perché c'ha delle ulteriori declinazioni come acronimo. Però in quello vi lascio poi eventualmente esplorare, che sul podcast ho fatto un episodio a parte solamente su definire il CAD. Lì sono 10-15 minuti solo su queste tre benedette lettere. Quindi andiamo oltre, che è una parola che prendiamo così, cioè bisogna superarla per quello che ci può aiutare. Ok, quindi non che sia disegno, che sia progetto, che sia bozza, ok? Ho già detto così tutte e tre le definizioni della D, a quel punto lì ci viene incontro per quello che è la rappresentazione. Senza di questo non saremmo qua ora, sia con le mani, sia con l'oggetto che ci viene addosso. Non so. Ok, andiamo avanti. Porto questa citazione qua del fantomatico genio della lampada di Aladdin, perché nel software si cerca di confezionare tutto quello che sono nozioni, forme e quant'altro che poi devono essere anche utilizzati. E molto spesso se ne usano un decimo come situazione e possono creare piccole scintille molto luminose, come anche piccoli cumuli di fumo, per cui bisogna fare anche attenzione col discorso degli strumenti. Stasera siamo nella fase molto, molto luminosa con l'utilizzo, per esempio, di un software come Altspace, alla fin dei conti. Quindi il fatto di poter fare tutto quello. Vado? Ok, quindi stavamo dicendo il discorso di tutto quello che era un punto, stavamo dicendo, sono un attimo ricollegato i pensieri, ok. Sul discorso giusto, il CAD, senza il CAD non saremmo qua intorno con questa rappresentazione e quant'altro, e la parola che ci sta dietro dopo il CAD si chiama 3D rendering, cioè la resa tridimensionale del disegno che uno ha fatto. E questo mi fa sempre riflettere sulla qualità che, per esempio, c'era più o meno simile intorno a Second Life. Quando stavo dando l'esame di 3D Studio Max, all'anno era il 2004-2005, e c'è uno lì in mezzo che si nasconde, che si ricorda quell'anno. questo esame qua è stato dato con un computer single core e 512 di RAM, che è una roba che adesso fa ridere i polli come quantità di calcolo, però sì. Bisogna sempre riflettere che ogni anno c'è la tecnologia in maniera più potente, più esponenziale rispetto a quello che c'è stato prima. Cioè, adesso non mi viene in mente bene come si chiama il grafico che dice che con quale velocità stiamo andando alla potenza di calcolo e tutto, di RAM, di potenza di calcolo, di quello che è la memoria e tutto, però ci dimostra di quello che c'è di più come risultante, cioè di quello che abbiamo come potenza di calcolo da
Cioè, all'epoca ce n'era veramente poca, adesso ce n'è una quantità immensa. Cioè, il fatto di usare per esempio adesso il Quest è una cosa che non si poteva pensare all'epoca, perché non poteva girare una cosa del genere. Nel 2005, se andava bene, andavamo in giro con i Nokia, con qualche Motorola conchiglia, cioè, Sì, non sì, poteva sì. essere possibile la tecnologia di oggi. Oggi invece pensiamo ancora più in grande. Cioè, chissà quanto saranno piccoli i prossimi visori, quanto sarà veloce il rendering. Adesso, se avete presente, senza il discorso del 3D rendering e del cloud computing, e tutti i computer potenti che ci sono in questo momento, le serie TV, i film e quant'altro non esisterebbero alla velocità di produzione attuale. Cioè, fare gli effetti speciali che ci sono adesso, nella serie TV della Marvel. Pensando che le riprese le fanno in un anno e l'anno dopo è già subito sulla piattaforma di streaming, è pazzesco. Hanno la stessa qualità del film, anche se si tratta di una serie TV. Cioè, e si parla sia di un discorso del rendering come anche gli strumenti per poter realizzare, quindi per il disegno, per il montaggio e tutto il resto, che passano a fin dei conti da questa potenza di calcolo. Andiamo avanti. Cerco di recuperare un pochino di Andiamo tempo e avanti, di non uccidere. abbiamo un problema qua con le slide adesso. Dio mio. Adesso si è bloccato il pannello delle slide. Come si è bloccato? Sì, si è bloccato, non me lo fa, mi viene fuori il messaggio di errore. Mannaggia, qui bisogna proprio inventarsele stasera al volo, tutte. Cosa facciamo? Facciamo che niente, ve le rezzo io così al volo. Senso? Si Come? dice rezzarle, no? In Second Life, vedi un po'. Allora. Ok, le monti una sull'altra. Sì. Vedete qua la. Cioè, Ciò che mi metto sono più qui così. che lo sto facendo a mano il lavoro, ragazzi. Il Vuoi che lo faccia io? mondo è Infatti, complesso. voglio un applauso, voglio un applauso. Ok. Un applauso. Preso il pezzo. Esatto, letteralmente, siamo sul pezzo. Allora, questa qua è una slide Grazie, ragazzi. scritta fittissima. Cerco di superarla velocemente, visto che ci stiamo perdendo tra problemi tecnici e un pochettino mi perdo anch'io qualche pezzo tra una cosa e l'altra. Però la cosa divertente di questa scritta qua è legata al fatto che è normale che tutto quello che abbiamo visto prima ci sembri complesso e che tutto quello che vogliamo realizzare sia altrettanto complesso. Non esiste una soluzione semplice da realizzare, però possiamo immaginare degli step per produrre quell'oggetto o quella determinata esperienza perché possa rendere quello che vogliamo realizzare. Quindi il discorso del 3D, ma anche adesso di stasera, cioè alla fine dei conti, quello che ha appena realizzato il è discorso di non è così complesso. Fin dei conti, montare avanti e indietro una slide, bisogna solamente capire come un pochettino l'effetto MacGyver, cioè risolvere con quello che si ha quello che si vuole ottenere come risultato. Adesso cerchiamo di andare La prossima. oltre questa. Sì, prossima. Disegnerò un momento di Magic Fruit sopra la spilla balia di MacGyver dopo questa sera. Figurati. Allora. Ok, wow, sempre più grosso. Sempre più difficile. Ok. Comunque, prendiamo quelli che sono però tutto quello che c'è stato di buono nella Golden Age del multimedia, cioè a fin dei conti, cioè il fatto che internet è un luogo non solamente di contenuti, ma è un contenuto multimediale. Quindi, come stasera, a fin dei conti, anche se potrebbe essere associato a una chiamata di gruppo, in realtà è un internet multimediale, cioè potete anche interagire. E non è solamente quello.
e si possono vedere le cose per quello che sono, per quello che vorrebbero essere. C'è un sacco di tecnologia che è arrivata dopo dei particolari oggetti, comunque che hanno lasciato il segno, o comunque l'effetto di quello che portano con sé. Pensate semplicemente anche al discorso dei film. Per esempio, oggi è uscito il trailer del film della Pixar, Luca, e pensare di vedere quel trailer lì con quella qualità rispetto a molti anni fa fa abbastanza impressione, soprattutto per la velocità anche lì con cui l'hanno realizzato. E tutto questo sono tutti derivati di quello che è stato il golden age di internet e del multimedia, che adesso permettono di andare oltre. Andiamo oltre anche noi con la slide. Che bello! Siamo passati di nuovo alle slide. Sempre a comando dell'host. Siete? Lo sto sudando, sto Magic Cursor. Posto? A posto, vai. Ciao, Artematico. Tutti i contenuti 3D, prima ancora che ci fosse in maniera stabile quello che adesso è diventato abbastanza di uso comune, anche il discorso della realtà aumentata, cioè adesso tra gli iPhone, gli iPad e comunque tutti gli Android che ci sono, che hanno possibilità di utilizzare la realtà aumentata, c'è stato molto, molto sviluppo dietro di quelli che sono prodotti che ci hanno spinto un pochettino il 3D negli occhi, cioè ci hanno proprio buttato dentro. E quindi il discorso di film e serie TV dedicate per quello che sono i contenuti 3D. Quindi il 3D alla fine dei conti ci è arrivato neanche 8 anni fa ormai, era molto un trend, cioè il fatto di poter comprare una TV 3D e poi guardarsi, non so, Formula 1 con l'abbonamento direttamente su quella TV. Cioè non è stato, come dire... non è stato difficile portarcelo in casa, vuoi per occhiali più o meno a batteria o quant'altro, oppure con i videogiochi. Cioè, comunque la Nintendo ci ha vissuto per anni con il discorso della sua consolina senza occhiali, il 3DS, cioè non è stato banale anche quella come esperienza. E tutto questo è diventato oro per tutto quello che conosciamo adesso, alla fin dei conti. Prossima slide. Adesso cerchiamo di volare. Comunque non mordo, se vedete qualcosa che c'è, parte il faccione così. La cosa divertente è stata, diciamo così, ricollegandoci al discorso di buttarci le cose negli occhi, il 2014 io sono entrato in possesso per lavoro dell'Oculus di K2, che è stato il primo a 6 gradi di libertà, che è stato la base per quello che utilizziamo oggi, cioè di poterci muovere in questa direzione pure. Ecco, io mi sono prenotato, così magari do l'esempio, questo Oculus qua in particolare, ci fate caso, gliel'ho scritto l'altra sera su Telegram, ci fate caso al gruppo Facebook di Pyramid Café, gli owner del gruppo hanno esattamente quel Oculus lì, che è stato indossato in occasione del 10° compleanno di Pirelli Caffè in piena ibernazione, e il messaggio che davamo al gruppo era: torneremo con la realtà virtuale. Okay. Comunque andiamo avanti, penso che ci sia stato un ottimo spunto per far ricordare cosa c'è. E a questo punto, dopo tutto il viaggio verso la realtà virtuale, quindi dal 3D in senso esterno al 3D in senso interno, quindi dentro la realtà virtuale, facciamo il giro opposto. Quindi a questo punto qua inizia tutto il percorso opposto, come dicevo all'inizio, andata e ritorno. Prossima slide, per cortesia. Oh, uffa, di nuovo ho preso il microfono. Comunque. Il discorso, quindi a questo punto qua, di per andare dal virtuale al reale, arriva grazie alla stampa 3D. Anche quello è diventato, insieme alla realtà virtuale, insieme al 3D, una realtà quotidiana, grazie anche all'abbassamento dei costi delle stesse stampanti 3D, e per quello che è diventato un open source. Quindi tutto quello che viene progettato e prodotto dai stampanti 3D devono rispettare una licenza di divulgazione del codice, ma anche di come sono costruite, per cui chiunque potrebbe costruirsela, però per lo più ci piace comprare il kit, quindi invece di andare a cercare presso il negozio di bricolage oppure verso il negozio di robotica,
comprare componenti, uno fa l'ordine complessivo e si trova già il kit con le istruzioni fatte, ma nulla vieta di montarsela in casa. La stampa 3D, come adesso, è diventata veramente, non dico mainstream, ma è diventato un oggetto appetibile. Un oggetto appetibile sia come strumento per casa che come strumento, strumento preso in servizio. Ci sono un sacco di servizi adesso che permettono di poter ottenere, quindi se volete farvelo apposta per, non so, un diorama da costruire in casa, non dico che potete prendere e cliccare questo evento qua e scaricarlo sul vostro computer, ma potrebbe essere comunque uno spunto per andare a trovare una forma, un luogo, scaricarlo e poi stamparlo. Ho perso una mano. Lascialo lì. Vabbè, funziona strano. Comunque, a parte questo, quindi stiamo ritornando alla realtà. Vediamo la prossima slide, per cortesia. E quindi diamo forma a quello che prima era vuoto ed è quello che permette di darci poi gli oggetti finali, cioè il fatto di poter mettere insieme quello che è il 3D che si diceva prima, il senso lato di quello che uno ha in mente, dargli forma nel CAD, dargli un 3D rendering, quindi un aspetto, un colore, una forma, visitarlo come in questo caso qua, nel vuoto della stampante 3D creiamo forma con quelli che sono plastica o altri materiali, forme perfino impossibili, cosa che a differenza della produzione convenzionale non è possibile fare, quindi poter giocare con quello che è possibile fare con questi strumenti che ci danno indietro gli oggetti e poter giocare anche col fattore di scala. Porto come esempio sul discorso del fattore di scala. Non so se conoscete i giochi da tavolo come Warhammer, o comunque giochi dove ci sono le pedine molto piccole, nulla vieta di dire, ah, mi piace quella pedina lì, però mi piacerebbe tipo un strato di 50 centimetri da mettere sul comodino. A quel punto lì si scala completamente, si stampa, oppure si stampa per pezzi e rende lo possibile. Questo qua ha generato quel mostro di cultura pop che sono i cosplayer, per cui tanto di cappello a questi maker che portano avanti una cultura pop molto molto importante e con la stampa 3D danno forma al loro vuoto, cioè al fatto di non avere un catalogo di oggetti con cui rapportarsi e prendere direttamente e farci il loro costume. Andiamo avanti. Vedo ancora la slide bianca, non mi ricordo cosa c'è dopo. Ok, adesso si vede. Okay. Questa qua per esempio di slide è molto divertente perché porta quello che dicevo prima in sequenza. Quindi idea, 3D, il CAM, quindi è quell'altra parola che viene dopo il CAD, il CAM, cioè il Computer Aided Manufacturing, cioè il discorso che il computer ci aiuta a produrre gli oggetti, e poi l'oggetto finito, quindi dal virtuale dalla propria testa, l'idea, il concetto, al virtuale del 3D come presenza, all'oggetto fatto e finito, che è una roba che si dà il giro e si dà la pacca a se stesso, per cui è una cosa che in questa maniera qua veramente può liberarci completamente da qualunque vincolo di concetto sia di industria, mettiamola così, ma anche di quello che è la rappresentazione convenzionale, ma è una realtà di oggi, cioè nel 2021 deve essere normale di parlare di rapportarsi in questa maniera agli oggetti, deve essere normale il fatto che alla fin dei conti il 3D non è una cosa, come dire, riservata a pochi. Difatti tutte quelle esperienze, anche quelle con cui ci si rapporta la volta scorsa c'era stato qua l'evento di Edul 3D, loro portano avanti il fatto di dare disponibilità a tutti degli strumenti e delle conoscenze per quello che è il 3D di base per le persone che magari non seguono percorsi universitari o scuole oppure non hanno, mettiamola così, non c'è un'infusione dall'altro, ci si condividono quelli che sono i concetti, quelli che sono gli strumenti e il know-how per arrivare alla fine a rappresentare quello che si vuole. Prossima slide. Sì, vedo Sami che ha alzato la mano, non so se l'ha fatto così incidentalmente. No, era solo un saluto, era ok.
avanti. Però non mordo, se avete davvero qualche domanda, non mordo e fatela pure. E queste per esempio sono le cose che dicevo prima, che si danno un pochettino il giro su se stesse, perché adesso la potenza di calcolo è così tanta che per fare questi oggetti qua di rendering non li ho fatti col computer, li ho fatti con un tablet. Cioè è questa la cosa che è ancora più sconvolgente, come anche adesso non li ho potuti mettere qua come rappresentati, ma sto facendo diverse esperienze, diversi nuovi modelli grazie agli strumenti di scultura direttamente su Quest. Quindi è un salto ulteriore che è stato fatto anche nelle industrie ed è una cosa che è normale. Ci sono molti oggetti di cui noi non abbiamo una tangibile differenza tra il prima e il dopo dell'arrivo del virtuale, tra il prima e il dopo la stampa 3D, ma sappiate che già nell'industria tutto questo è già in corso d'opera. Sia per l'industria di, mettiamo così, larghissima diffusione, che per l'industria di nicchia di altissimo rango del lusso. Quindi è una roba che veramente bisogna sapere che c'è come cosa. Ho visto una mano alzata. Adesso c'è stavolta il bordo che ha la mano alzata. Un attimo che facciamo in modo che si possa parlare. Salve, avanti, mi sentite? Bordo. Ti sentiamo, Bordo, dici tutto. Perfetto. Allora, tu dicevi prima che comunque questi cosplayer, comunque i cosplayer hanno un po' portato avanti questo discorso della stampante 3D, hanno aiutato la divulgazione di quest'ultima, sì, per gli accessori e quant'altro. Ma la mia domanda da ignorante è questa. E con la stampante 3D non si fanno solo cose plastiche o ci sono altri materiali? Diciamo che il fatto che ci sono sia... Grazie per la domanda, prima di tutto. Io ho scritto sia plastiche che materiali, perché bisogna fare attenzione, le stampanti 3D principalmente vengono vendute per fare oggetti in plastica, ma quello che ci puoi mettere dentro è qualcosa che si possa fondere a temperatura della plastica. Nulla vieta di avere materiali misti, però tutto questo da fare attenzione, perché se io dico, ok, puoi stampare del nylon in casa, è un pochettino una roba zoppicante come cosa, ma tu devi pensare che stai mettendo un oggetto che fonde plastica, fonde stirene, fonde dei materiali che sono possibilmente tossici per la persona all'interno di un ambiente casalingo, e quindi lì ti direi sì, stampa plastica, ma stampa quella che ti fa meno male in casa. Se vuoi stampare degli altri materiali hai bisogno di un laboratorio, okay? Quindi un ambiente controllato sia per umidità che per il trasferimento di aria, per evitare queste cose. A me manca solamente il trasferimento di aria, per il resto nel mio laboratorietto ce l'ho, per cui sono in quella direzione lì come pensiero, cioè di fare un luogo controllato. Però questo è un consiglio che do a tutti, cioè bisogna safety first, ok? Chiaro. Cioè non vogliamo finire come altre cose che possono dare effettiva addiction. Grazie. Prego. Ok. Ripeto, non avanti. Se c'è qualcos'altro, liberi, Nel frattempo andiamo avanti. Ok. E quindi da qua però in realtà la storia il fatto di usare il 3D, la storia continua, perché non sappiamo cosa avverrà dopo. Cioè in realtà vi ho detto andate e ritorno, ma il ritorno verso dove non ve lo so ancora dire. Cioè stiamo vivendo adesso quello che è il culmine per queste tecnologie, quindi il discorso del virtuale finalmente accessibile e il fatto di enorme diffusione, il discorso del 3D accessibile perché strumenti open source gratis ce ne sono a bizzeffe, stabili, la stampa 3D accessibile c'è, per cui anche lì sa. Chissà cosa ci propone dopo, per cui vi dico anche un pochettino di sfidare quelle che sono le tecnologie attuali, vi consiglio di provarle, sfidarle e vedere cosa possono risolvere e fare del meglio per voi, che è una cosa che uno ogni tanto ci pensa, fare quello che sa già fare le cose è un conto, ma fare meglio di quello che c'è davanti ai nostri occhi è qualcosa che ci permette di evolverci da tutto questo. Prossima slide, forse siamo... Ok. Siamo al punto dove potete continuare la storia da quel punto di vista, se volete continuare
a sentire di cosa vado, veniva così, a raccontare oltre il momento di stasera. Il progetto dei Pixel Chips si trova praticamente ovunque, cioè l'importante è mettere insieme le tre parole, The Pixels e Chips. E di lì troverete sia il discorso di divulgazione, come dicevo in apertura, quindi tutto quello che riguarda podcast, ma anche quello che metto sulle storie di Instagram, ma anche quello che metto nel repository per le stampe 3D, per cui Thingiverse, Calz 3D. Ah, ho sbagliato lo spelling lì, non me lo sono accorto. Ho scritto cazzo 3D con la K, fantastico. Vabbè, si scrive con la L. Comunque, Sketchfab, per chi non conosce, è un ottimo repository dove poter andare a vedere i modelli 3D ancora prima di stamparli oppure di metterli in luoghi come Altspace. Qua in Altspace poi ho aperto quello che è un mondo che sto lavorando per rilasciarlo libero, ossia metterlo su GitHub e renderlo disponibile a tutti in maniera tale che ognuno si possa creare la propria esperienza. Si chiama Mamma Mia Italia, adesso con l'aggiunta la scritta Work in Progress, ed è un luogo divertente da quel punto di vista perché è una riproposizione dell'Italia in miniatura come concetto, dove in realtà ognuno ci può personificare parte d'Italia alla fine dei conti, però lascio aperto anche per collaborare, cioè io posso mettere dei monumenti o qualcosa, però l'idea è di lasciare libero ognuno che vive la propria zona d'Italia oppure che ha la passione per un pezzo d'Italia per metterci qualcosa dentro. In questo momento qua, finché non c'è il GitHub, sono io che porto dentro le cose. Una volta che ci sarà il GitHub, basterà fare un clone della repository messa online, che sarebbe prendere un file 3D che è già presente e aggiungerci i propri dettagli. Ci sarà il 3D e parte di quello che è il progetto di Unity, per cui rilasciato completamente nella sua interezza per chi volesse caricare qua sopra su Altspace o su altre piattaforme. Detto questo, credo che la prossima sarà proprio il discorso saluti e quant'altro, perché fiuto la cosa lontano un miglio, infatti. Qui, se avete domande, grazie prima di tutto, grazie per l'attenzione e la pazienza, perché stasera la pazienza l'abbiamo avuta in entrambe le direzioni. E se avete delle domande su tutto quello che ho raccontato, sono qua, non mordo, possiamo farci poi delle chiacchierate anche dopo. E, se vuoi venire ad accomodarti qua sul fianco a Bruna, intanto okay. Grazie, effettivamente stasera ci sono state un sacco di inconvenienti. E, come ho detto all'inizio, non esiste un evento senza inconvenienti. Guardate che Space si sta aggiornando, questo è un buon segnale, ci stanno puntando su questa piattaforma, quelli di Microsoft evidentemente, però ci crea qualche problemino noi quando facciamo questi eventi live, specialmente quando ci sono un bel po' di persone come adesso. Allora, c'è qualcuno che vuole fare una domanda? Stasera ci siamo dilungati un po' di più rispetto al solito. Se no ci facciamo una bella foto di gruppo, sblocco lo stage, vado anche avanti un attimo qui, così facciamo anche qualche foto di gruppo con il nostro Matteo Sgherri, che è stato gentilissimo. Allora, sblocchiamo lo stage, venite, c'è ancora una domanda oppure iniziate a venire qui, dai, così. Stai salutando Bordol, credo. Adesso potete entrare nello stage. Guarda che il microfono è disattivato, puoi parlare. Ecco, ciao Massimiliano. Facciamo la foto di gruppo, poi... Vecchio, dai, io. Aspettate ancora un attimo a rompere le righe, venite qui, facciamo una bella foto, facciamo vedere quante persone sono venute stasera in Altspace per il Magicful Show, per ascoltare The Pixel Tips, Pixels Bordo con la S. Non dite parolacce perché vi guardano anche fuori. Vi raccomando, qualcuno sa a chi domanda, riferisco, qualcuno lo sa. Siate gentili, cosa? Se qualcuno può fare qualche foto. Chi? La faccio io, ma con il visore. Allora, no, vabbè, qua. Scusa, questo punto qua. Dai, una bella foto ve la faccio io. Ma non è che vada, allora, si estrarranno fotogrammi. Fateci. Sì, appunto, estraiamo fotogrammi.
Gorgonzola. Okay, se poi qualcuno me la fa anche a me, sapete che mi farebbe quasi una gentilezza. Qualcuno che va lì sulla scalinata a fare una foto, grazie Bordo, gentilissimo. Parmigiano. Si dice, fate qualche sorriso che è sempre molto molto coreografico, fa vedere che siamo vivi e non siamo dei pupazzetti che stanno qui. Ma sì. Grazie ragazzi. Poi noi siamo italiani, ci muoviamo, gesticoliamo da paura. A voglia. Ok. Allora, mando avanti una foto anche con il logo dello show. E Bordo, ti pago poi gli straordinari, Bordo, per queste fotografie. E poi... ecco, questo è il prossimo Magic Flute Show. Massimiliano è qui, Massimiliano Gabriele. Spoiler. Parlerà di connessione internet per chi non può permettersi di rimanere offline. Quindi, ciao Massimiliano, hai il microfono aperto. Ciao. Se vuoi. Sì, ho il microfono aperto. Buonasera a tutti. Non ti spaventare, ci saranno inconvenienti tecnici probabilmente anche per giovedì sicuramente prossimo. Ci saranno inconvenienti tecnici, però starà a noi, alla nostra prontezza cercare di sopperire a tutti gli inconvenienti. Vedrete che ci racconterà delle cose interessantissime.